Iulio Fenestris, proveniamo da Fano, in provincia di Pesaro. Lo spirito che ci porta a fare rievocazione storica o ricostruzione storica è il grande interesse per la storia romana, e storia romana che è ben presente e visibile nella nostra città. Fano, che è situata sul mare Adriatico, al termine della Consolare Flaminia, quando la Consolare Flaminia arriva sul mare Adriatico, poi prosegue per Rimini. E al termine della Consolare Flaminia c'è un arco, una porta augustea fatta costruire da Cesare Ottaviano Augusto, e del 9 d.C. Due anni fa abbiamo festeggiato il bimillenario di questa porta. Fano ha una cinta muraria che comunque è una delle più conservate, meglio conservate in Italia dell'antica Roma, naturalmente dopo quelle romane, e è anche il luogo della battaglia del Metauro del 207 a.C., una delle battaglie decisive della seconda guerra punica, quando Asdrubale, fratello di Annibale, è stato sconfitto appunto sul fiume Metauro, e è stata forse la svolta della campagna in Italia di Annibale. Quello che intendiamo fare noi è una ricostruzione storica sia del reparto degli armati, in questo caso stiamo sviluppando il periodo repubblicano, ma anche i nostri civili sono attivi. Abbiamo portato e sviluppato alcune delle cerimonie simbolo, quali il matrimonio nell'antica Roma, il funerale dell'antica Roma, oppure delle situazioni molto suggestive come possono essere i riti delle vestali. Questa è la colonia Iulia Fenestris di Fano, che vi invita alla terza domenica di luglio alla Fano dei Cesari, una manifestazione tra le più spettacolari d'Italia, dove c'è anche una corsa delle bighe. Bene.